Ok, bene, allora iniziamo questa nostra settimana dell'educazione. Benvenuti a tutti, se vi siete collegati adesso. È un'occasione bella quella di poter iniziare questo cammino in compagnia dei nostri amici, chiamiamoli così, che in questa settimana ci guideranno un po' nel nostro cammino, non solo anche di approfondimento spirituale, ma anche di aiuto. Nel nostro incarico, nella nostra responsabilità, ma soprattutto nel nostro essere cristiani. Sono giovani figure che ci accompagnano per poter scoprire la santità moderna, la santità contemporanea, una santità che si può vivere anche oggi. E allora davvero oggi iniziamo questo nostro momento custodendo questa immagine bella, la parola originali. Nasce proprio dal Beato che in questo periodo sta dando un po' il via a questo anno pastorale, il Beato Carlo Acutis, questa frase famosa, tutti nascono come originali, alcuni muoiono come fotocopie. L'originalità della santità è dentro ognuno di noi. Questa sera vogliamo scoprirla in particolare entrando nella storia della prima Beata, una Beata particolare. Appunto, la beata Chiara Luce Badano. La vedete qui? Questa giovane ragazza che ha donato la sua vita e ha saputo viverla in maniera potente, in maniera forte. Ha saputo essere per noi e per le persone che l'hanno conosciuta un esempio grande. Ma allora vogliamo conoscere la sua storia. Vogliamo davvero ascoltare la sua biografia con questa prima serata che dà via alla nostra settimana dell'educazione. Ok, vedete tutti il testo di Chiara Luce? Bene. Primo giorno, degli occhi particolari, quelli di Chiara Luce, che sono occhi aperti che illuminano. Questa prima frase, importante e bella. Non conta tanto parlare di Dio, io lo devo dare. Ascoltiamo allora la storia di Chiara Luce Badano. Liberamente chi vuole può partire a leggere la storia di questa grande beata. Vita di un adolescente. Uno sguardo limpido, pieno di luce. Chi ha conosciuto Chiara ha sempre descritto questo tratto del suo viso, associato a un bellissimo sorriso. Sono gli occhi di chi è innamorato della vita, di un ideale, che lei riconosce nel volto di Gesù. Quando lo ha incontrato? Fin da piccolissima, grazie alla fede dei suoi genitori, che hanno atteso un figlio per oltre 10 anni, accogliendo poi l'arrivo di Chiara, non come loro proprietà, ma innanzitutto come figlia di Dio. A 9 anni Chiara partecipa con i suoi genitori a un festival delle famiglie a Roma, promosso dal Movimento dei Focolari. Ne conosce la fondatrice, Chiara Lubich, e ne rimane folgorata. A 12 anni si reca a un congresso dei GEN, l'espressione giovanile del Movimento dei Focolari. Ed è lì che sceglie di mettere il Vangelo al primo posto nella sua vita. Cresce in un piccolo paese dell'entroterra Ligure, a Sassello forse. Con i suoi amici frequenta il Bar Gina, una delle poche attrazioni locali. È allegra e piena di vita. È capace di guardare negli occhi gli amici e di ascoltarli con attenzione. Molti si confidano con lei e apprezzano la sua profondità. Mista simpatia, amo lo sport, parla e gioca a tennis, è carina e molti ragazzi ti fanno il filo. Lei è sempre equilibrata nelle relazioni, cercando già da piccola l'amore vero. Vive come tutti le difficoltà dell'adolescenza. Comprende, per esempio, che anche la scelta dei vestiti è un modo di essere e comunicare, ma spesso fatica ad andare controcorrente. Forse sbaglia l'indirizzo scolastico. Trova l'incomprensione di un insegnante e viene bocciata. Grazie alla sua migliore amica e al sostegno dei genitori si rialza.
e si rimette in gioco. È disponibile e attenta verso i bisognosi, fa assistenza alla casa di riposo del suo paese, si prende cura degli emarginati, sogna di diventare pediatra e di partire per l'Africa. Poi, a 17 anni, arriva la sentenza di un tumore fra i più implacabili. Combatte e si affida a Dio. Quando perde l'uso delle gambe, dal suo letto continua a trasmettere gioia e fiducia a chi le sta intorno. Ai moltissimi amici, ai medici, a chi le fa visita o sente al telefono, dona il suo sorriso. A Dio dice: se lo vuoi tu, Gesù, lo voglio anch'io. Offre letteralmente la sua vita per i giovani. Dal letto della sua malattia invita tutti i ragazzi e le ragazze a spendere bene la propria vita, perché è unica e irripetibile. Dimostra di amare con il cuore. Dice che è l'unica cosa che le resta per spingersi oltre i confini della sua stanza. Vuole che il suo funerale sia un momento di festa. Chiede di essere vestita da sposa. Muore prima di compiere 19 anni. Le sue ultime parole sono rivolte alla mamma: sii felice perché io lo sono. In una delle lettere che scrive a Chiara Lubich chiede di darle un nome. Nuovo che possa portare nella sua malattia. Chiara le risponde: Chiara Luce è il nome che ho pensato per te. Ti piace? È la luce dell'ideale che vince il mondo. Ecco la biografia di una beata particolare, che ha vissuto la sua vita di certo con gioia, con il sorriso. Potremmo dire una ragazza comunque che ha vissuto particolarmente la sua vita in modo intenso. Ma Chiara Luce non ha vissuto solo una vita, ma anche scritto, lasciato degli scritti particolari. Vogliamo allora riscoprire questa frase sua, qualcun altro che ci presti la voce, ascoltiamo. Ho riscoperto il Vangelo sotto una nuova luce. Ho capito che non ero una cristiana autentica perché non lo vivevo sino in fondo. Ora voglio fare di questo magnifico libro il mio unico scopo della vita. Non voglio e non posso rimanere analfabeta di un così straordinario messaggio. Come per me è facile imparare l'alfabeto, così deve esserlo anche vivere il Vangelo. Ci aiuta Isaia in questa lettura, in questa prima esperienza, il capitolo 62, che dice così. Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata. Perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Anche qui un'immagine bella di Isaia, un'immagine di riscoperta, di gioia che trova una sua profondità, una ripartenza che permette una vita piena, una vita capace di ritrovare la speranza, dopo magari anche un tempo di devastazione. Una vita che, come quella di Chiara Luce, diventa una vita con un nome nuovo, perché è il nome di uno stile, il nome di una presenza. E allora proviamo a lasciarci guidare da qualche piccolo spunto. Cosa ci può insegnare la vita di Chiara? Chiediamo la voce di qualcun altro e poi... Allora, che cosa ci insegna?
Chiara Badano poteva affrontare la vita, soprattutto i lunghi mesi di malattia, in modo molto diverso da come l'ha vissuta. Anche i suoi occhi potevano essere accesi da un'altra luce, ma sarebbero stati così luminosi? Che cosa ha illuminato il suo sguardo, rendendolo così profondo e limpido fin da bambina? C'è sempre stato Gesù nella vita di Chiara. Il Signore è quella luce da cui ha preso il suo nuovo nome. Da educatori non dovremmo mai smettere di indicarlo come l'amore più grande. Chiara ci insegna che, più delle parole, serve la coerenza di vita di chi educa, di chi testimonia e dona Cristo ai fratelli. Occorre innanzitutto accogliere un grande amore, accettarlo con gioia ed entusiasmo, senza cercare subito tutte le risposte, ma mettendosi in ascolto. Chiara è morta felice perché il suo grande amore era lì, a far ardere il suo cuore. Ecco, tre spunti ci aiutano questa sera nel nostro stile, nel nostro essere cristiani, catechisti, educatori. Ognuno di noi ci mette la sua parte. Primo spunto, che cosa, ma soprattutto ma chi potrebbe aiutarmi a rendere luminoso il mio sguardo? Questo è il primo aspetto importante. Cosa dà luce al mio sguardo? Chi può darmelo? Proviamo a pensare alla nostra vita. Seconda cosa, quanta passione metto nel mio impegno come catechista, educatore, come volontario nella nostra comunità? E terza cosa, ed ultima, piccolo spunto finale, com'è la mia conoscenza del Vangelo? Sento che la parola di Dio guida le mie scelte? Ecco, lasciamo questi pochi minuti di silenzio. Spero che ognuno di noi abbia magari anche la versione digitale del libretto, per poter dire qual è quel passo della vita di Chiara Luce che mi può aiutare questa sera rispetto a queste tre provocazioni. Pochi minuti di silenzio, poi liberamente, in modo abbastanza celere, ognuno di voi provi a dire anche un po', se vuole, il suo pensiero, provi a pensare anche a questi tre spunti. Ah, ok, allora, secondo me, almeno io parlo nella mia esperienza quotidiana e vedendo anche l'esempio appunto di questa ragazza, cosa potrebbe aiutarmi a rendere luminoso il mio sguardo? Sicuramente la fede in Dio, cioè avere fede nella vita, nel senso, è una cosa, cioè, molto importante e fondamentale per affrontare appunto le cose belle, ma soprattutto le cose brutte, le difficoltà. In questo caso anche lei che è stata malata e tutto, cioè ha avuto questo aiuto nella fede e nel credere in Gesù. Quindi secondo me la fede è una grossa spinta per affrontare la vita. Grazie. Anch'io la penso così, nel senso che la fede non cambia le situazioni, però ce le fa vedere con occhi diversi, sia quelle belle che quelle brutte. Io, partendo dall'ultimo punto, invece direi, conosco, come conosco il Vangelo? Non posso dire conoscerlo a memoria, di conoscere tutti i suoi passi, però posso dire che quei pochi che conosco cerco di rivederli nella mia vita, di riscoprirli nella mia vita. È un passo dopo l'altro che questa scoperta, questo
accorgermi che comunque nella mia vita c'è la parola di Dio, mi fa crescere, mi fa star bene, mi fa sentire amato, mi fa sentire gioioso, mi fa affrontare situazioni che magari eviterei per la mia quiete, per la mia tranquillità. Però non è questo che ci porta l'amore di Dio a fare, ecco. Quindi dopo si aggancia al secondo passaggio, come vivi il rapporto con il tuo essere educatore. Vabbè, se non c'è la passione, se non c'è l'amore, se non vedi nel ragazzo che c'è di fronte, il bambino, qualcuno che ti sta chiedendo, ma allo stesso tempo vuole darti qualcosa, per me è importante quello. Cioè, spesso io quando sono avanti ai ragazzi, prima di parlare ascolto. O guardo, poi dopo posso dire se mi è chiesto, spesso, soprattutto perché ho qualche ragazzo più grande, per cui è più facile aspettare. È diverso con i bambini piccoli, è diverso con gli adolescenti, è diverso. Io non ho mai fatto catechismo, l'ho solo subito ai miei tempi. Vabbè, basta, mi fermo. Sì, anche io il Vangelo non è che lo so alla perfezione, nel senso che, vabbè, alla domenica vado a messa, ascolto, però non è che prendo il Vangelo e lo leggo quotidianamente, diciamo. Però da che ero piccola, che ho fatto anch'io catechismo e tutto, e andando appunto la domenica in chiesa, diciamo che tanti passi, tante frasi, nei momenti magari più bui che posso aver vissuto, mi vengono in mente e mi aiutano ad affrontare quella situazione. Soprattutto perché è vero, avere fede è una cosa importantissima, ma è una fede viva, cioè nel senso bisogna sempre costruirla giornalmente. Quindi tante volte anche io, o come tutti esseri umani, tendiamo sempre a far forza o prendere forza da noi stessi, invece facendo così non si risolvono, perché vogliamo sempre mettere le cose, invece i piani di Dio secondo me sono immaginabili, non li possiamo noi come si chiama, nel senso immaginare, tante volte noi siamo limitati, le cose che chiede lui secondo me non li possiamo immaginare, dobbiamo quindi lasciarci cioè essere nelle sue mani, avere fede, fiducia, non sempre praticamente voler mettere la nostra attività per risolvere questa cosa, per risolvere, tante volte si risolvono senza mettere tutto il nostro impegno. Più lasciamo andare il nostro impegno e di voler risolvere delle situazioni e lasciandole in mano a Dio, e si risolvono senza mettere la nostra mano, diciamo. Non so, c'è qualche parte della vita di questa beata, no? Magari ma già no. Mi senti? Sì. A me è piaciuto particolarmente una cosa che per me è molto cara. È quando dice, vabbè, negli insegnamenti, però si vede dalla sua vita, dice... adesso sto cercando il bene passaggio, dice ecco, da educatori non dovremmo mai smettere di indicarlo come l'amore più grande, ma perché questo amore prima di tutto lo senti tu, perché sennò è uno sforzo sterile, e se tu devi parlare di Gesù perché devi farlo, perché ti hanno detto di farlo, è uno sforzo sterile. Quindi se non lo senti, non l'hai incontrato, fatti aiutare, no?
in questo senso ci sono tante persone che per fortuna possono testimoniarci questo, che ti possono dare chiavi di lettura, che ti possono aiutare a farti un po' da coach per il Vangelo, perché magari un po' ci hanno masticato, l'hanno digerito un po', i don, anche educatori o anche laici che ti aiutano in questa cosa qui. Perché non si può trasmettere qualcosa che non si conosce, non si è esperito. Perché sennò è la fede un po' giusta del bambino che fa perché sente amore per il genitore, per la sua catechista, che va bene. E però non è una scelta personale. E quindi non fa mai quel salto che è quella, secondo me, fiamma o accensione, fede viva di cui parlava Elena. E questo è bello, cioè, lei ha avuto tra virgolette la fortuna di infiammarsi da piccola, avere questo incontro, però non vuol dire che non sia possibile nella storia di tutti, anzi è profondamente affidata a chiunque questa cosa e ti cambia la vita. Per me è stato così. A me ha colpito molto anche quando dice nella sua vita spesso fatica ad andare controcorrente. Ecco, perciò la domanda sento che guida le mie scelte il Vangelo. Ecco, spesso sento questa fatica di andare controcorrente. Penso che sia un po' non il problema, cioè però la situazione del cristiano di oggi, e comunque dobbiamo sforzarci ad andare controcorrente. Percepisco questa difficoltà, ecco. E un'altra cosa che mi ha colpito molto è quando dice spendere bene la propria vita. Oggi, guardando la società, proprio si buttano via le vite, proprio perché non c'è questo Gesù dentro di loro, come diceva, non mi ricordo il nome, la ragazza di prima, Daniela. Manca proprio questo sentirlo dentro e la vita viene un po' spesa male, ecco. Vedo tanto intorno a questa cosa. Lina, poi mi fa venire in mente una cosa. Sento anch'io la grande, cioè, fatica di andare un po' controcorrente. Ma sono anche accorta che è meno faticoso se non ti senti solo a farla. Cioè, questa cosa secondo me è fondamentale. Cioè, magari trovarti nel tuo contesto, che può essere di lavoro, in oratorio, robe del genere, in qualsiasi contesto in cui tu stai facendo questa cosa. Ma anche il fatto che hai la possibilità di confrontarti con qualcuno ti aiuta. Mi colpiva anche questa immagine, bella, no? Nel suo scritto, quelle poche parole, perché poi ci sono tante cose che ha detto la Beata Chiara Luce Badano, cioè non voglio e non posso rimanere analfabeta di un così straordinario messaggio. Come per me è facile imparare l'alfabeto, così deve esserlo anche vivere il Vangelo. Non dice imparare il Vangelo, ma vivere il Vangelo, no? Questa è una sfida grande, cioè il poter dire io posso magari conoscere a memoria alcuni brani del Vangelo, poi faccio fatica a viverli, no? La sfida è questa, cioè la santità anche di questa giovane ragazza che non è morta ad un'età adulta, è morta giovane, l'ha portata ad essere, potremmo dire così, tutta unita al Signore, no? Facendo diventare i suoi gesti quotidiani dei gesti, potremmo dire così, spontanei, spontaneamente evangelici. Cioè questa è la meta, no, della santità.
che ci accompagnerà anche nei prossimi giorni. Cioè delle figure giovani, che non sono quelle figure che noi abbiamo in mente come per forza quelle lapidarie, no? Granitiche dei grandi santi che accompagnano la nostra fede, ma sono santi moderni che hanno vissuto una vita, voglio dire, che può avvicinarsi anche alla nostra, ma che hanno fatto dell'alfabeto, potremmo dire così, di cristiano, il loro alfabeto di vita. Questa è una cosa bellissima. Poi è bello anche l'immagine della luce, no? I suoi occhi che illuminano. Non vi ho dato, non vi ho fatto vedere l'immagine finale, no? Anche che hanno fatto, perché poi sono state fatte anche nella parte finale della sua vita, soprattutto quella appunto della sofferenza, di questa malattia molto veloce che ha colpito, no? Anche la vita di Chi ha la luce. Fino all'ultimo istante della sua vita non ha mai perso il sorriso questa ragazza. Mai. Anche nell'ultimo momento, quando poi si è unita all'abbraccio del padre, in quel momento il suo viso sorrideva. Anche in quel momento lì, no? Questo per dire come si può arrivare anche alla fine di una vita sofferta, con la gioia nel cuore, ma anche nel viso. Cioè, questa è una cosa grande, no? Cioè, una vita piena. Potremmo dire anche, per riprendere un'immagine dell'Antico Testamento, quando si parla dei grandi profeti, dei grandi padri, che erano sazi di giorni, cioè pieni, no? Felici, completi. Ecco, anche in pochi anni questa ragazza si è lasciata illuminare dal Signore. Questo penso che sia un segno bello, un segno importante. Non so se c'è qualcun altro che vuole aggiungere un pezzettino. Senza paura, eh? Bene, allora, concludiamo con la preghiera che guida un po' anche questo nostro primo giorno. Vediamo se la vedete tutti. Ok, la leggerò io, gli altri spengono il microfono così riusciamo a dirla insieme, e poi l'invito ogni giorno, e quello magari se volete, di poter cercare anche qualche spunto in più nella vita di questa beata o delle figure che vedremo anche i prossimi giorni. Insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Spirito Santo, manda dal cielo un raggio della tua luce, così da esserne travolto e con la gioia negli occhi, vivere i giorni da innamorato della vita e dell'amore stesso, quell'amore che si incarna in Gesù, Figlio di Dio. Spirito Santo, l'esempio di Chi ha la luce, sia per me fonte di entusiasmo per attirare, coinvolgere, appassionare i ragazzi, le ragazze che mi affidi e farli innamorare dello stesso amore che mi nutre. Amen. La benedizione del Signore che ora invochiamo su ognuno di noi, sulle nostre vite, possa aiutarci davvero a illuminare anche il nostro cuore e soprattutto anche quello di coloro che ci sono affidati. Chiediamo l'intercessione preziosa della Beata Chi ha la luce per le nostre vite. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per l'intercessione della Beata Chiara Luce Badano, ci accompagni in questo cammino e ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Un grazie speciale, l'appuntamento è domani con la nuova figura. Grazie a lei. Grazie anche per gli interventi di questa sera. Portiamo nel cuore il desiderio di lasciarci provocare anche i prossimi giorni. Va bene. Vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie altrettanto. Facciamo tutte domani sera.